Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day Special Dieta. Faremo insieme dei pancakes fit senza zucchero, sono senza lievito e sono sofficissimi, buonissimi, davvero dovete provarli. Melanzane ripiene light, facilissime e veloci da fare. Piatto unico fatto di riso basmati, salmone cotto al forno e frittelle di cavolfiore. È uno snack facile, veloce e fresco, ottimo per l'estate. Allora, partiamo dalla colazione. Faremo insieme questi pancakes al cacao fatti con la banana e sono super super buoni, davvero. Anche se non vi piace la banana, il cacao copre un po' il sapore. Allora, vi servirà una banana molto matura, quasi nera, quindi con la buccia molto scura. Poi mettiamo insieme alla banana la farina, io utilizzo farina di tipo 1 e un cucchiaio di cacao amaro. Mescolate questi ingredienti insieme, non fa niente se il composto sarà solido, perché poi li andremo ad unire agli albumi montati. Quindi in un'altra ciotola montate gli albumi per un bel po' di tempo. Quando saranno pronti andiamo ad unire qualche cucchiaio di albume al composto solido per ammorbidirlo. Quando sarà liquido possiamo iniziare a montare gli albumi dal basso verso l'alto con una spatola per non smontarli. In questo modo il composto sarà molto soffice e non avrete bisogno di aggiungere il lievito per farli gonfiare. Poi comunque vedrete. A questo punto pentola antiaderente e iniziamo a cuocere i nostri pancakes. Normalmente come si cuociono i pancakes? Qualche minuto per lato. Quando vedete iniziare a formarsi delle bollicine in superficie e iniziano a scoppiare, potete iniziare a girarli e i vostri pancakes saranno cotti. Come potete vedere si alzano lo stesso anche senza lievito e sono davvero super super soffici grazie alla presenza dell'albume. Io questi li vado a servire con qualche lampone e un po' di sciroppo di agave. La mia colazione è pronta. Passiamo al pranzo, quest'oggi faremo una melanzana ripiena light. Allora, come la preparo? Laviamo una melanzana e la tagliamo a metà, togliamo anche la parte di sopra. A questo punto andiamo a scavare con un cucchiaio la polpa, il più possibile. La andiamo a mettere all'interno di una ciotola perché poi questa polpa la andremo a tritare. Utilizzo un tritatutto per tritare finemente la polpa e una volta che sarà diventata in questo modo ci vado ad aggiungere il pepe, il sale, un uovo, in alternativa potete anche utilizzare un albume per renderlo ancora più light, un po' di prezzemolo tritato e 50 g di ricotta sgocciolata dal proprio siero. Iniziamo a mescolare gli ingredienti insieme, a questo punto io aggiungerò anche un cucchiaio di pangrattato per assorbire un po' il liquido della ricotta. Iniziamo a riempire le nostre melanzane vuote con questo composto. L'altra melanzana, che è del mio fidanzato, l'ha voluta con la pancetta, quindi ho dovuto aggiungere un po' di pancetta all'interno. A questo punto mettete un po' di prezzemolo tritato sopra, un filo d'olio e le cuocete a 180 gradi fino a quando saranno diventate belle dorate. Le vado a servire con delle patate cotte al forno. Passiamo allo snack, semplicissimo, freschissimo e ottimo per l'estate. Due gallette di riso, dove vado a metterci sopra un po' di yogurt greco ai mirtilli e al di sopra dello yogurt ci vado a mettere un po' di frutta. La frutta fa benissimo e quindi per poterla mangiare in maniera un po' più fantasiosa utilizzo questo metodo. Vado a metterci un po' di kiwi e dei mirtilli freschi. Ovviamente non può mancare un buon caffè.
Passiamo alla cena, piatto unico fatto con frittelle di cavolfiore, riso basmati e salmone cotto al forno accompagnato da una cremina allo yogurt. La prima cosa che faccio è quella di cuocere il cavolfiore all'interno di una pentola. Quindi mettete l'acqua a bollire, ci mettete il cavolfiore e lo fate cuocere per circa 5 minuti. Dopodiché lo lasciate raffreddare e lo asciugate bene con un canovaccio. Nel frattempo vado a cuocere i filetti di salmone in forno. Li vado a condire con un po' di pepe rosa, potete anche non metterlo, e mentre i filetti cuociono vado a creare le mie frittelle di cavolfiore. Quindi una volta che il cavolfiore sarà pronto lo faccio asciugare, lo metto in un mixer con un po' di prezzemolo tritato, quindi lo vado a tritare. A questo punto aggiungo il pan grattato, due uova intere, un po' di sale se volete, un po' di pepe, vado a tritare ancora e otterrete un composto abbastanza liquido, tutto normale, deve essere così. Quindi padella antiaderente con due cucchiai di olio per friggere. Con un cucchiaio andiamo a mettere il nostro composto di cavolfiore all'interno cercando di ricreare un po' la forma rotonda delle frittelle. Le facciamo cuocere qualche minuto per lato, non le girate subito altrimenti poi non riuscirete a girarle e si spezzeranno. Lasciate che si crei una bella crosticina sotto, dopodiché girate e continuate la cottura. A questo punto creiamo anche la nostra cremina allo yogurt. Mettete lo yogurt all'interno di una ciotola, un cucchiaino di olio d'oliva e un po' di succo di limone. Qui andate a piacere perché dipende da come lo preferite, se è un po' più aspro o meno aspro. Ci mettete anche due pizzichi di sale e la nostra cremina per il salmone è pronta. Vado a servire il salmone insieme a questa cremina allo yogurt, del riso basmati che ho semplicemente cotto in acqua, leggermente salata, e le frittelle di cavolfiore, e la mia cena è pronta. Allora ragazzi e ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, come sempre io aspetto i vostri commenti, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e queste ricette, se le provate a fare fatemi sapere, io vi aspetto anche sul mio Instagram, mi trovate con il nome delle ricette di Jennifer, iscrivetevi anche al mio canale YouTube se siete nuove, se siete passate di qui, vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!